in gara al Festival di Sanremo nella sezione giovani. Alice Caioli, buongiorno. Ciao Alice. Ciao. Che piacere sentirti, buongiorno, buongiorno Alice. È un'intensa, è molto intensa questa ballad che hai scritto, che hai composto, sì, veramente molto abbastanza. Bella. Grazie. Allora Alice, raccontami delle tue sensazioni prima di partecipare al festival, penso saranno un miscuglio di tanta roba, no? Guarda, è un caos, però è un caos bellissimo, quindi lo vivo al meglio, diciamo, con la spensieratezza dei miei 22 anni, anche perché se no un'esperienza bella diventa brutta e non va bene, quindi sto cercando di far diventare l'ansia adrenalina, e questa è la cosa più importante per vivere al meglio, più o meno. Senti, ho visto che sei appassionata di pipistrelli sul tuo Facebook e che chiami anche i tuoi fans pipistrelli. Sì, è un, diciamo, per me un carino, ecco. Sì, adoro i pipistrelli, diciamo sono legati a un ricordo di infanzia. Il primo peluche che mi è stato regalato da mamma e papà era il pipistrello di Anastasia Bartok, che tra l'altro ieri ho tatuato. Ah, scoop, quindi, questo è uno scoop. Sì, quindi praticamente per me è qualcosa di veramente positivo, carino. E dedico questa cosa agli altri, ecco. Ecco, speriamo che portino fortuna questi pipistrelli. Speriamo. Ecco, anche la tua squadra è siciliana, praticamente. Parlavamo l'altro giorno di Mario Biondi e degli autori, sì, insomma, che fanno parte del cast, diciamo così, di Mario Biondi, della squadra di Mario Biondi. Anche nel tuo caso ci sono dei personaggi siciliani. Salutiamo Paolo Muscolino, salutiamo Massimiliano Riolo, insomma, amici, personaggi che comunque fanno parte, sì, della tua squadra e che hanno contribuito affinché tu riuscissi a raggiungere questo risultato, che già è una grande partenza. Poi tu hai fatto anche altre cose, ovviamente. Io ho fatto altre cose, come da piccolina ho partecipato a Io Canto, però vabbè, è stata un'esperienza che ho vissuto con gli occhi di una bambina. E a 17 anni ho trovato X Factor, sono arrivata ai bootcamp, sono felicissima di non essere passata in quel momento lì, perché comunque non avrei dato il meglio di me. Oggi ho consapevolezza di me stessa, quindi sono felice che questo percorso, queste porte si siano aperte ora per me. Ci tengo a ringraziare Massimiliano, Paolo per aver fatto un così bell'arrangiamento di Specchi Rotti. E sicuramente andrà molto molto bene, anche perché lo meriti, perché hai vissuto anche degli anni, almeno secondo quanto ho anche ascoltato, abbastanza pesanti, ecco, nella tua vita, nella tua infanzia. Quindi adesso è il momento dello stare bene, ecco. Sì, è arrivato il momento di stare bene. Diciamo che Sanremo potrebbe essere un buon inizio, no? Un modo per cominciare una salita piuttosto che una discesa. Quindi vedremo come andrà, io cercherò di fare del mio meglio. Tu sei anche molto bella, so che balli anche molto bene, ti muovi molto bene. Ci vuoi dare una chicca su cosa porterai con te sul palco al Festival di Sanremo? Guarda, io sul palco avrò una collanina che non toglierò assolutamente, è un pestrellino, una cosa piccino in argento, e un pestrellino. Allora, ti ho sentita male, ti abbiamo sentita male, siamo in diretta, quindi abbiamo perso un attimo la tua voce, abbiamo sentito Avrò una collanina con un ciondolino a forma di pipistrello, un argento piccolino, e un anello sempre con un pipistrellino. Poi per il resto non sono una persona molto scaramantica, diciamo che più che un oggetto sul palco porto la presenza di una persona che mi ha insegnato a fare arte, che si chiama Piero Calabresi, oggi purtroppo non c'è più, però io ho iniziato a scrivere grazie a questa persona. E allora, nel mio percorso artistico è stato fondamentale. Noi ti auguriamo di raggiungere alti traguardi. Intanto ci vedremo a Sanremo, quindi ci conosceremo di presenza. Grazie. E magari ci racconterai le emozioni a caldo durante il festival. Io ti ringrazio, Alice. Grazie. Ciao, per essere stata con noi. Un bacione. E Alice Caioli, Specchi Rotti, l'ascoltiamo nuovamente. Ciao Alice!